fuggi da Foggia non per Foggia, ma per i foggiani. Per secoli siamo stati discriminati, considerati un popolo gretto, ignorante e violento. Nulla di più falso, perché la violenza implica un'azione. Un'azione implica uno sforzo fisico, il che è incompatibile con il foggiano. Allora è colpa del foggiano che non si fa fa, non vuole fa e non vuole fa fa, se noi siamo all'ultimo posto della classifica del Sole 24 Ore? E per questo no, noi lo abbiamo fatto apposta ad essere ultimi, perché ha detto una persona molto importante: gli ultimi saranno i primi e noi aspettiamo, non ci muoviamo. Ho anche la prova, perché io stesso da ragazzo, quando andavo a scuola e veniva il professore, mi mettevo sempre all'ultimo banco e quelli dicevano: quelli che stanno all'ultimo banco vengano al primo banco. Quindi noi non vogliamo arrivare primi, non ce la faremo mai, però possiamo scalare qualche posizione. Lo possiamo fare forse non grazie a noi della nostra generazione, ma grazie a dei giovani che sono il frutto di un'epoca difficile, ma che hanno ancora voglia di crederci in questa città. Ve li presenteremo in brevi momenti, avranno 5 minuti a testa per parlare, vi faremo vedere anche qualche video e vi faremo vedere qualche momento di spettacolo, non sempre allegro, ma che ci fa capire da dove veniamo, da quale situazione difficile, come l'abbiamo superata, e anche se adesso siamo in un momento difficilissimo, ce la possiamo ancora fare. Quindi incominceremo con un frammento di Coriandoli e altre storie del 1943 di e con Luigi Schiavione, senior e junior, nonno e nipote. Questa è una cosa molto carina. E fanno parte della compagnia teatrale Scena Aperta, la regia di Tonio Sereno, e lo spettacolo è stato inserito nel cartellone estivo di Foggia Estate, per cui lo potrete vedere il 13 agosto per intero nel chiostro di Santa Chiara. Quindi incominciamo con Luigi Schiavone e Luigi Schiavone. Scende di quota e
cominciò a mitragliare. Infatti, un giorno fummo intercettati da un Lightning che mitragliò la nostra Jeep con un mitragliatore 13 Browning M2 calibro 50. Saltammo giù dall'abitacolo e ci rifugiammo in un canale vicino al torrente Cerone. Un mio amico fu colpito alla pancia, era pieno di buchi e perdeva sangue. Lo aiutai a fermare il sangue con le mie mani. La vista del sangue non mi fa più paura da quando ho visto i miei genitori morire. Lui gridava: Mutter! Mutter! Hilf mir! Mamma! Mamma! Aiutami! Ma morì. Gli chiusi gli occhi. Noi bambini in guerra dobbiamo crescere in fretta se vogliamo sopravvivere. Al ritorno in città vado in cerca di possedi della mitragliatrice. Vecchio e lui in cambio mi dà lo zucchero che lo porto da mia nonna e mia nonna mi fa certe caramelle allo zucchero buone. Mastro Giuseppe dice: figli mi sta tattini na no, e sembra la stessa canzone dice: sai che campa cam e sai che morimo oh. A così vuoi che trova a mamma, a papà, in baradì. A guerra, quando mamma aspetta i figli che tornano da guerra. Quando a Migliera aspettano i mariti che tornano da Russia. Non c'è stata una famiglia a Foggia che tiene la porta chiusa. Ha speranza che qualcuno torna. E sembra l'ultima morire. Tutto colpa di sta maledetta guerra. A noi non ci toccano. Noi siamo circondati da cannoni antiaerei. Bum 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 bum. Ma chi è sto pazzo che viene a Foggia che parecchio? La gente questi stiamo dicendo per la strada. Ma non è stata così. I parecchi sono a ruote per qua e la vita nostra si è cagnata. La sera, prima che faccio scuro, abbiamo chiuso in finestra, abbiamo studiato i cannelli. Questo sono l'ordine che abbiamo avuto dai soldati. Ci abbiamo dormito vestito, ha messo subito pronto a fuoricina dentro i rifugi antiaerei. E per far fronte alla paura, per farci coraggio, delle famiglie nostre, dormiamo tutto quanto nella stessa vita. Ah, che bel giorno da sole. Ma avevamo sto meglio a trabbiare un grano. Dindare stoccia, ti sentivo su una fisarmonica. La gente che ballava una tarantella, la mazzurca. Oi lì, oi lì, oi la tarantella, voglio ballare. Oi lì, oi lì, oi la tarantella, voglio ballare. Oi lì, oi lì, oi la tarantella, voglio ballare. Per far tanto criare, per far tanto criare. Per far tanto criare. Beh, io mi vedo se potevamo avere una stozza di pane, ma tu vedi un po' che andò si marrò, ma avendo un po' da mangiare, ti è presentato la testa, e sapete, e voglio guardare cosa, la dignità, l'orgoglio, oramai sono parole che non tengono più valore, la priorità è quella di campare come è. La guerra fece sparte pure fra da sé, è certo che a me può trovare un po' di mangiare, è diventata un'impresa. Ma non può, che io non mi fermo mai con il cervello, no! Ma
inventato un bel ingegno per incappare qualche palomma. Perché una fa secca e ci faccio un bucarello in mezzo, poi ci passo un spago su tela, quella per caso di scarpa. Perché la fofa e poi si può davanti alla finestra. Sagnotto, e ti ruspo! E un gatto! Un spello! E lo metto a cucinare! Andò, non faccio tempo manca a sentare, che si fece un rutile di tutti i creatori che abitano nella strada, tutti andando alla porta della casa! Ehi, batti da qua tu, capi? Ehi, esci tu! Te! Chi è da qui? Sa non parlo da canzone, sa non parlo. I vedo, eh? Ah! E guarda il mocco a mocco, eh? E mi dispiace. Ma fanno bene. Ma venite qua che ti pazziere. Ma te, un pizza a te, un pizza a te e un pizza a te. Sono creatura, una cresce, eh? Che giorno è oggi? Quale giorno? Che ora sono? Da quando stesse sta guerra si è fermato un tipo. Stiamo sempre ammucciati sotto la terra come i taponori. Oggi è il 22 luglio del 1943. Sono i 10 meno un quarto. Sono a ruota di fortezze volanti, B-17. Uccile si è fatto oscuro come se un sole se ne fosse fiuto per la paura. Un caldo da poco tempo gela tutte cose. I cicli hanno frutto di surliato. E le facce nostre sono tutte uguali. Siamo tutti quanti figli alla stessa mamma. A morte. È finita la fila pupù. Non tiriamo più a basù. O mangiare da in giro. Ascendono i coriandoli. E non cadono, fanno male. Il quartiere generale delle forze armate comunica il messaggio radio del maresciallo Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta l'impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. La guerra è finita. La guerra è finita! I bombardamenti sono finiti. Ma odore, quello romano, non si cancella più. Foggia ha da tornare importante per tutta quella gente che gestisce più. Io mi sono fatto vecchio per lottare. Ma voi che siete la generazione nuova, voi che siete il futuro di questa città, non permettete che questo succeda da voi. Non permettete che lo sacrificio di tanta vita umana vi ci affresce solamente sopra una pagina del libro di storia. E quando sentite volare un apparecchio sopra la città, dedicateci un attimo di commozione, un attimo di silenzio. E facete in modo che i coriandoli hanno volangile per festeggiare. E quando cadono in terra, non hanno una famiglia, ma hanno la felicità di tutti i creatori fuggiti. Ed un mondo. Schiavone è Luigi Schiavone.